Edoardo Tavassi è tornato a parlare della coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Tavassi, dopo la loro rottura. Aveva ragione Edoardo Tavassi, questa è la frase che in queste ore sta risuonando nelle orecchie dei numerosi fans della coppia formata dai due ex-geffini Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Essi, sì, proprio Edoardo Tavassi, ex-concorrente del GF Vip 7, aveva in qualche modo predetto tutto quello che poche ore fa si è avverato. Affermando che una relazione va testata nella vita reale e non in un reality show. Come in molti sapranno, infatti, la love story tra i due ex ceffini è finita in un bene. Nelle ultime ore, a tornare a esprimersi sulla vicenda, è tornato proprio Edoardo Tavassi. Ecco che cosa ha detto. Edoardo Tavassi è stato uno dei protagonisti indiscussi della scorsa edizione del GFVP e più volte, anche nel corso dell'esperienza nella casa di Cinecittà, aveva espresso la sua opinione circa la coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Opinione che è tornato a esplicitare in seguito alla rottura dei Donnalisi ai microfoni di Giada Di Miceli, nella trasmissione radiofonica da lei condotta: Non succederà più. No, non so che è successo, voglio soltanto che tutti siano felici. Sereni e contenti. Non dico niente perché io voglio soltanto che tutti siano felici. Se sono contenti io sono contento. Io ho detto l'unico modo per scoprire realmente se state bene non è dentro questa casa. Ma questa cosa la dicevo anche per me stesso. Ma scoprirla fuori. Posso dire una cosa? Lo dico chiaramente. È ufficiale come quante volte si sono lasciati nella casa. 184 volte. Queste le parole con le quali Edoardo Tavassi ha scelto di esprimere la sua opinione sulla recente rottura della relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Senza sbilanciarsi troppo l'ex Jeffino ha fatto bene intendere il suo pensiero al riguardo e ha ribadito ancora una volta la veridicità di ciò che aveva affermato dentro la casa del GF Vip: la relazione va testata fuori, nella vita di tutti i giorni, e non nella realtà modificata del grande fratello.